passeggiando, ha visto una grossa buca aperta dalla pioggia dei giorni precedenti in una strada centrale di Chiriec. Poteva essere molto pericolosa anche per i pedoni, ma era domenica e quando ha avvertito le autorità locali e capito che nessuno sarebbe intervenuto almeno fino al lunedì successivo, senza pensarci troppo su, Luca Milone, 22 anni, si è rimboccato le maniche e, presi sabbia e calcestruzzo, l'ha rattoppata da solo. Come avrebbe fatto se il danno fosse avvenuto a casa sua, non in una strada pubblica del comune della città metropolitana di Torino dove vive il ragazzo, che è operaio come manutentore alla cartiera Alstrom di Mati. Il bel gesto di Luca è stato raccontato dalle cronache locali ma ha subito trovato posto in moltissimi siti e giornali ed è stato apprezzatissimo, anche perché non è certo usuale. Punto è la mia città, è come se avessi aggiustato qualcosa in casa, ha commentato con semplicità Luca Milone. Riparare buche non è il suo mestiere, ma il 22enne piemontese proprio non ce la faceva a vedere quel cratere e si è subito diretto a casa per prendere gli attrezzi e con un bidone, sabbia e calcestruzzo è ritornato sul posto mettendosi al lavoro. In un'ora la strada era a posto. Punto la buca era stata segnalata ma la domenica non ci sono le forze per il pronto intervento, ha raccontato, così il pomeriggio ho visto che quella buca stava creando problemi e mi sono dato da fare. Non potevo non farlo, ha aggiunto, quella buca era pericolosa e io ci tengo che Chiriec sia sempre bella e si presenti bene. È la mia città, e l'amo molto, non l'ho fatto per essere ringraziato. Punto in fondo, ho solo ritardato il mio aperitivo tornando a casa a prendere il materiale per la manutenzione, ha concluso Luca, che per il suo gesto ha ricevuto anche i complimenti anche dall'assessore ai lavori pubblici in persona, Aldo Buratto. Di domenica diventa difficile intervenire. Mi compiaccio del senso civico di questo giovane, ha detto l'assessore.